supporta grazie al Comune, grazie a tutte le istituzioni senza le quali indubbiamente noi avremo delle difficoltà enormi ad andare avanti. Difficoltà ci sono, è inutile nascondersele, però ci avete dato dei grossi aiuti. Non parlo solo in termini economici, ma anche in termini di supporto. La presenza di oggi è significativa. Grazie ancora, non solo a nome mio, ovviamente, a nome dei soci, dei volontari, del Consiglio Direttivo, di cui qua abbiamo tre membri presenti, la dottoressa Coscica, il dottor Chiodo Grandi e il signor Maurizio Colbasso, che molti di voi conoscono. Grazie ancora. E Alice, chi è Alice? Ma non mi dilungherò, insomma, è un'associazione di volontariato ONLUS da parecchi anni, dal 99, presente a Trieste, fa parte di una federazione che ha sede a Roma di 83 Alici in tutta Italia, che sta crescendo ogni anno in effetti, nonostante certe diversità di visione, di opinione che ovviamente ci sono. Noi siamo iscritti al registro regionale del volontariato, ovviamente, non da oggi. Siamo stati soci fondatori del Centro Servizi Volontariato, non ero io all'epoca, io sono intervenuto dopo come direttore del Centro Servizi, come immagino sapete, e siamo iscritti a tutti i vari registri, compreso in un ultimo all'USCI, che è l'Unione Corale Italiana. Questo grazie al coro che ci hanno consigliato di iscriverci e infatti lo siamo. Per quanto riguarda l'attività, facciamo parecchie cosine in effetti. Le cose fondamentali sono il coro degli afagici con tutti gli effetti legati alla musicoterapia. Il coro è la conclusione di un certo percorso che va avanti anche con qualche problema, perché la gente, purtroppo i partecipanti sono anziani, malati, e ne facciamo di concerti. Recentissimamente ne abbiamo fatti, se non erro, 6. Uno a Catinara. Anche a Catinara, ma andiamo nelle case di riposo, nelle carceri, andiamo nelle chiese, saremo alla chiesa di San Rocco a Muggia in giugno. Domenica scorsa siamo stati alla Prossa Nectute, sul loro invito, e fa sempre piacere, insomma, fa piacere non tanto a me come presidente, ma piacere a chi partecipa ai cori e anche alla popolazione che viene ad ascoltarci. Saremo presenti, ma questo lo diremo dopo, in piazza Carrana col coro. Cos'altro posso dirvi? Che facciamo terapia occupazionale al distretto 4 a San Giovanni, continuiamo a farla. Facciamo seminari di varia natura, ne abbiamo fatti parecchi, non io, ma i nostri neurologi. Abbiamo fatto due seminari a Lauser, un seminario lo faremo a Muggia fra breve, abbiamo fatto uno a Dolina, a Bolunz, veramente, parlando come parla Francesco, a Bolunz, e poi cos'altro abbiamo fatto? Insomma, ne abbiamo fatti recentissimamente, il 18 di questo mese, abbiamo tenuto un seminario di 3 ore, ben più di 3 ore, 3 ore e mezza, per i ragazzi che sono all'azienda sanitaria del Servizio Civile Nazionale. Insomma, cerchiamo di fare, distribuiamo materiale a tonnellate veramente, che alle volte non capisco dove va tutto questo materiale, ma lo diamo in giro veramente. Cerchiamo di attivarci anche da questo punto di vista. L'InfoPoint funziona praticamente ogni giorno. E cos'altro volevo dirvi? Nella cartella troverete un po' di tutto, di quello che facciamo, di quello che distribuiamo. Sabato 27 maggio, questa è la cosa ultima e fondamentale, siamo in piazza Cavana dalle 10 alle 17, tutto gratuito naturalmente. Ci saranno presenti, oltre alla mia persona, la dottoressa Coscica, sarà presente il dottor Grandi, sarà presente la dottoressa Caruso, sarà presente la dottoressa Lamprecht, che ci daranno una mano appunto a svolgere una valutazione del rischio ictus immediata su una scheda che è stata preparata dal nazionale. E poi, se loro riterranno opportuno, abbiamo un'autoambulanza a fianco e immediatamente facciamo un eco Doppler per Otideo. Questo naturalmente è tutto gratuito. Ogni anno mediamente arrivano 150 persone a fare la valutazione del rischio ictus e una quarantina di queste 150 fanno l'eco Doppler. Però la presenza è molto più alta, poi la gente prende un po' di paura anche, no? Di solito abbiamo 400-500 persone che si fermano, poi quando sentono, dico, aspetti che sento mio marito, ma non c'entra lui? Allora che la fa
chiama? Ma sì, ma sei lettino. Sì, ho capito che sei un lettino, ma... Sì, sembra ridicolo, ma è così. Quest'anno, per movimentare un po' la scena, come avete detto, faremo anche due concerti del coro, uno alle 11 e uno alle 15. Brevi concerti, 40 minuti, 50 minuti, sperando che non piova, e insomma, che sono sempre... Non piove? Benissimo. Che sono sempre apprezzati. Cos'altro posso dire? Grazie alla dottoressa Sanson per tutto quello che ci ha aiutato e naturalmente grazie anche ai patrocini che tutti voi ci avete dato. Non ho altro da dire. Grazie Felice, per parte